Troppo tardi, tu mi dici è finita per noi due, mi ripeti che il passato non potrà tornare, ma no, non è vero, amore, e credimi. Posso dirti il passato, siamo noi. I giorni che ci appartengono, i ricordi che non ci lasciano. Troppo tardi, non mi dire è finita per me, non mi dire che il passato non potrà tornare. Tu chiami passato la gioia di vivere. Capire questa nostra realtà. I giorni che ci appartengono, i ricordi che non ci lasciano. Ogni volta che vado al commissariato di quartiere, il commissario mi dice di stare tranquillo, che c'è tanto lavoro, che la ritrovano, la mia bambina. Io ci vado una volta alla settimana e il commissario mi ripete sempre la stessa cosa, che la ritrova la mia Donatella. Ma è passato ormai più di un mese. E non l'hanno ancora trovata. E io non ce la faccio più. Continui l'ascolto. Sa com'è l'Italia. Uno va dal capo piccolo e non ottiene niente. Allora va dal capo grosso e così magari qualcosa succede. Quanti anni ha la sua bambina? 25.
Una di 25 anni non è una bambina. Mia figlia è una bambina. E lo sarà anche quando avrà 100 anni. È nata così, mia figlia. Una roba di RH negativo di mia moglie, hanno detto i dottori. Anche se ha 25 anni, ha l'intelligenza di una bambina di 3. Posso far felice, lo so, il tuo ritmo non lo reggo. Se dovessimo sposarci io e te, ti figuri io che disastro. Io che dormo, tu che corri, perciò ti saluto e così sia. Non ho mai pensato, ma sì, di farla ricoverare. Ci sono tanti posti adatti a ragazze di questo tipo. Stai matti. No, mai. E perché? Perché? Se fosse stata, se avesse avuto una qualche altra malattia, che so, un'epatite virale, per esempio, non l'avrebbe portata in ospedale. Che c'entra? È un'altra cosa. Di una epatite si può anche dire, ma di una cosa così. E invece tu che fai, che vai, che sai, che puoi, oh, e palla, chissà perché, farai, andrai, saprai, potrai, che fatica, due colpi solamente, di questa incompatibilità. Il dottore dice che è una malattia. La mia bambina è una ragazza onesta, ma è malata. È una malattia quella lì che guarda tutti gli uomini, sorride, e qualunque cosa le dice un uomo, lei dice sì. Io a lei, dottore, ce lo dico e lei mi capisce, ma gli altri, la gente, come ce lo spiego che è una malattia? Per questo l'ho tenuta sempre chiusa in casa. Ho dovuto persino mettere dei lucchetti alle persiane per impedirle di uscire sul balcone. Ecco qui. Berzaghi Donatella di Amanzio e di Coletti Maria. Faccia vedere. Il commissariato ha passato la pratica a buon costume, c'è anche l'Interpol. Ecco qua. Tutte le questure d'Italia hanno ricevuto la comunicazione. Ma chi la sta cercando? Nessuno. In Italia ci sono migliaia di ragazze che scompaiono di casa tutti gli anni. E se un agente incontra per caso sua figlia, è già bravo se si ricorda le foto sulle decine che gli fanno vedere ogni giorno. Poi la mia povera moglie è morta. Io devo continuare a lavorare. Ero costretto a lasciare sola la bambina tutta la mattinata, però le telefonavo ogni ora. Le avevo insegnato come si parla con il telefono. Anche quel giorno avevo telefonato a Donatella e lei mi aveva risposto. Fa male? Un male del diavolo. Perché non si fa visitare? No. Grappa la mattina? È da quando ho avuto l'incidente al ginocchio che mi sono abituato a bere un po' di grappa. Ma a casa non la tengo. La bevo solo qui da Michele, quando torno dall'ufficio. Allora? Quel giorno? Uno. Due. Tre. Altra rispondeva sempre. Era una macchinetta. Volevo stare calmo, se no mi veniva un colpo. E Donatella la fanno morire in un manicomio. Già una volta mi era capitato di sbagliare numero e anche lì avevo creduto di morire. Non può essere successo niente. È appena un'ora che le ho telefonato. E mi ha risposto che andava tutto bene. Oddio. Dio, Dio. Forse si sente male.
Donatella! 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 E nessun segno di questa inverosimile sparizione? No. Tutto a posto, tutto chiuso come sempre. La porta d'ingresso con la serratura chiusa a 6 mandate. I lucchetti alle finestre e alle tapparelle. Non han toccato niente. E non mancava niente? Vestiti, roba da toilette? No, eccetto l'abito che avevo indosso. Ah, sì, un orsacchiotto. Un portafortuna che ho sempre con me, sul bestione a rimorchio della Milano-Brema. Allora facevo la prima guida al lavandero, poi, dopo l'incidente al ginocchio, l'ho regalato a lei. Se lo teneva sempre stretto. Visto che non può trattarsi di un incantesimo che non è previsto dal regolamento... Vuol dire che qualcuno, al corrente della situazione, con una chiave falsa è entrato nell'appartamento, magari un bel ragazzo, e lei, se era come era, l'avrà seguito docilmente. È quello che più o meno ha detto il commissario del quartiere quando sono andato da lui. Farà strada il ragazzo. Senta, ma... il portiere, nei vicini, nessuno l'ha vista uscire. Il commissario ha chiesto qui in giro. E anch'io ho chiesto, ma... Ma un brutto giorno una persona sparisce e non se ne sa più niente. Ne succedono tanti di questi casi, sa. Ma questo è successo a me. È la mia bambina che è sparita. Anche per gli altri genitori è la loro figlia che sparisce. Io non riesco a pensare agli altri. Agli altri... si pensa quando tutto va bene. Faccia qualcosa per la mia bambina. Capo, pensa davvero di occuparsene direttamente? Secondo lei perché hanno rapito la ragazza? Tante ragazze vengono mandate a battere e lei lascia che se ne occupi la buon costume. Lo ha guardato negli occhi, quel poveraccio. Faccio spesso domande stupide, vero? Mascheranti. Mi faccia un favore, si taglia i capelli. Buongiorno. Buongiorno. Lei è il direttore? A sua disposizione. È molto giovane. Beh, oggi si fa presto a far carriera, specialmente quando uno ci sa fare. E lei è uno che ci sa fare? Sì, direi proprio di sì. Soprattutto quando sono ispirato. Facciamo un giretto? Un giretto? Con questa? Voglio sempre provare le cose prima di comprarle. È il mio sistema. Beh, non è mica male come sistema. Mi accompagna o si fida a mandarmi da sola? L'accompagno. Sandro, cappotto e targa in prova. Vede, non è che non mi fidi, l'accompagno per il piacere di stare con lei. Centrale.
cavolo le prende? Bene, io sono arrivata. Come è arrivata? Ho un appuntamento da queste parti. E per definire l'acquisto? Oggi l'ho provata, domani forse la compro. Grazie del passaggio, molto simpatico. Sì, sai che mi importa se sono simpatico. Saranno anche belle ste macchine, ma porca Eva, che scomode. Avanti, avanti, avanti. Ciao, Magnaccia. Abbiamo fatto i soldi, eh? Traffichi con le auto ora, Salvatore? Guardi che è tutto in regola, dottore, glielo giuro. Non giurare, Salvatore, che vai all'inferno. E che novità sulle donne? Ma quella è una storia vecchia. Mi sono fatto 2 anni di galera e mi sono bastati. Adesso sono pulito. Anche da lontano puzzi, Salvatore. Sono diventato una persona per bene, io. I soldi adesso li faccio con le auto. Tu i soldi li continui a fare con le donne? Tu sei un pappa, Salvatore. Il più bravo sul mercato di Milano a mettere in pista le donne. È così che si dice, vero? Mettere in pista. Condurre alla prostituzione. Sfruttare. Poi, ma cosa volete da me? Notizie su questa ragazza. Mai vista. Quanto ti rende? Ma cosa mi rende? Io... va bene, ti credo. Non la conosci. Però puoi aiutarci lo stesso. Portaci in tutte le case che conosci, cominciando da quelle di lusso, da quelle dove una ragazza come questa può diventare un grosso affare. Non servirebbe a niente, dottore. Appena la polizia mette piede in una di quelle case, tutte le altre lo vengono a sapere. E voi non trovate più un cavolo. Beh, e chi parla di polizia? Io ho detto, sarai la nostra guida. E Mascaranti ed io saremo 2 clienti in cerca di distrazioni. Dobbiamo andare in quelle case come clienti? Già. Perché le dispiace, forse? No, è che... chi paga? Non so, la questura rimborsa queste spese. Beh, basta riempire i formulari giusti. Beh. Che ridi? Sta attento a non barare, bambino. Altrimenti ti ricorderai di me e mi invocherai persino nelle tue preghiere. Allora, Salvatore... Non posso. Se io vi aiuto e quelli lo vengono a sapere, sono finito. Ma se non ci aiuti, sei finito lo stesso. Ma mi ammazzano. Se faccio la spia, quelli mi ammazzano. Non è mica gente che ci marcia leggera, quella lì. E sì che dovreste conoscerli, porca Eva. Credevo che fosse vecchio il trucco di nascondere la merce nelle auto. Ma quale merce? Io non ho nascosto niente. E questo qui che cos'è? Guardi che c'è dentro. Ma che bel pacchettino, confezione natalizia, credo di indovinare. Sì, ho indovinato, capo. Questa è coca, pure tanta. Oh, che sorpresa. Ma che cos'è, uno scherzo? Io non vendo coca. Ah sì, ma era qui nella tua auto, nascosta. La ragazza, ecco chi ce l'ha messa, la ragazza! La ragazza! Ma quale ragazza? Qui non ci sono ragazze. L'avete mandata voi la ragazza, è vostra quella roba! Vieni a dirlo al giudice che è roba nostra, forse il giudice ti crede. Io penso di no, e allora ti farai qualche annetto, e quando uscirai niente più negozio, né donne, né soldi. Ma avete fregato! Ma siete stati voi a mettere quella roba, porca Eva! Come c'è rimasto? Beh, male. Poveraccio. Poveraccio un tubo. Con tutte le porcate che ha fatto in vita sua, gli do l'occasione per una volta di comportarsi bene e tu lo compatisci. Non è che lo compatisco. È che mi dispiace solo di averlo incastrato. Senti, amore, anche a me mi hai incastrato. Ah, ma questa è splendida. Così ingenua, delicata. È per la copertina. Prima regola di un fotografo. Dare in un'immagine la sintesi di tutto un avvenimento. È un po' presuntuoso il fotografo, non ti sembra? E perché, signor Modestini? Ma pretendere con un clic di spiegare perché gli uomini continuano a soffrire e a morire mi sembra un po' presuntuoso.
Spiegare il perché è facile. Difficile sembra che sia capire. Non pretendo che tutti capiscano. Vorrei solo che la gente non morisse più, anche se forse chiedo troppo. Tesoro, la gente continuerà ad amare e a odiare, a uccidere e a morire. Tu, credimi, non puoi farci niente, assolutamente niente. Io non posso farci niente, tu non puoi farci niente, nessuno può farci niente e tutto continua come sempre. Che bella festa, eh? Andiamo a letto, è tardi. Non posso, devo controllare le didascalie delle foto. Ma lascia perdere, riposati. Mi riposerò quando sarà uscito il libro. E piuttosto, come ti va la sinusite? Sempre male, grazie. Perché continui a non curarti? Fai come ti ha detto il medico e vedrai che ti passa. Certo, e come no. E magari manderò anche un fonogramma a tutti i ladri e a tutti gli assassini che sono attualmente in circolazione in Lombardia. La signoria vostra è pregata di starsene buona e tranquilla per 15 giorni perché io devo curarmi la sinusite. Olè! Amore, alla polizia non ci sei solo tu. Hai detto la tua, eh? Attento, Salvatore, mentre io sto con la ragazza non tentare di fare brutti scherzi, te ne pentiresti. Le ho promesso, dottore, che l'avrei aiutata e io mantengo sempre le promesse. Guardi però che deve pagare prima di vedere le ragazze, sennò quelle si insospettiscono. Come no, pagamento prima della consegna, conosco gli usi. Ecco, signori, prima di tutto un aperitivo, utile per dare fantasia. Prego. Salute. Salute. Ecco qua il prezzo del biglietto per assistere allo show. Che in questo caso incomincerà subito con le ragazze più particolari che può trovare attualmente qui a Milano. Giselle, francese, piena di fantasie depravate e malinconiche. Erika, i suoi genitori, SS autentici, comandavano un campo di concentramento. E questa è Hildegard, pallida e nera come la notte che l'ha generata. Alta come i Carpazi sui quali è cresciuta. Ecco, io ho sempre avuto una passione per le donne alte. Quanto sei alta tu? 1,76 m. Ma questo cosa c'entra? Io cerco una ragazza alta 1,85 m, ha 25 anni. E forse tu la conosci o magari sai dirmi dov'è. Perché la cerchi? Sei un poliziotto. No, sono un amico. O sei un poliziotto o sei suo fidanzato. Lei ti ha piantato e tu la cerchi. Sai qualche cosa di lei? No, amico mio, mai vista. Ma se pensi di trovarla facendo il giro di tutte le case, mi sembri matto. Comunque, auguri. Grazie. We'll be right back.
Ma porca puttana, ma che cosa le dovevano servire oggi le manette? Perché diavolo se le portate dietro? Arrestando quei due, ha rovinato tutto, se ne rende conto? Bella soddisfazione. E adesso figuriamoci se non si sparge la voce in tutto il giro, così abbiamo chiuso. È stato un gesto istintivo. Mi faccia fumare. Soltanto quando gli ho visto addosso le manette ho capito che gliele avevo messe. Mi dispiace. Che sigarette di merda fuma. Adesso vada, sarà stanco, su. Ma sì, effettivamente sono un po' stanco. Sa, abbiamo avuto giornate un po' dure. Buonanotte, dottore. Mascaranti? Sì. Si tagli i capelli? Sì. La gioventù, la mano. Ciao. Ciao. Sembri un leone che sta affiutando la sua preda. Sento odore di sangue. Come leone sono vecchio, vecchio e in disarmo. Anzi, come leone sono proprio da buttare nel cesso. Cosa hai fatto di bello oggi? Racconta. Ah, beh, ho visto tanta gente, donne che si vendono, uomini che le comprano e altri gentiluomini e gentildonne che su queste compravendite ci hanno organizzato un'industria. Tu sbagli sempre, amore. Se qualcuno a Milano o in qualche altra parte del mondo soffre, tu ti senti colpevole del suo dolore. Sai, anch'io sono uno di loro, anch'io faccio parte della gente, quindi guarda caso il loro dolore potrebbe essere il mio. E allora, siccome io in questo momento soffro, è tuo dovere alleviare il mio dolore. Ho una fame del diavolo. C'è qualcosa da mangiare in giro? Aio, mamma! Ti fa sempre male? Sì, mi ci sono talmente affezionato alla mia sinusite che non potrei più farne a meno. Dunque, tu vorresti che io ti preparassi una cena favolosa. Il cuoco entra in azione. Grazie. Scusami se non ti aiuto, ma sono stata sempre in piedi e sono morta. Il brutto di un libro è che una volta che è stato pubblicato è un documento che rimane lì a testimoniare tutte le fesserie che uno ha detto e scritto. La gente crede che quando un poliziotto ha risolto un caso, un po' più su, ecco, grazie, se ne ritorna a casa felice e contento con la sua brava medaglietta puntata sul petto. E invece, dietro ad ogni nostro successo c'è la scoperta del fallimento di un altro, di una vita squallida buttata via, di una miseria che non è solo la mancanza di soldi. E se per caso cambi idea, la gente va immediatamente a rileggere quello che hai scritto e ti dà del voltabandiera. E questo ti lascia triste come la verità che scopri e con la voglia di mandare tutto a farsi fottere. Ma io mi domando perché uno deve continuare a scrivere. In una società come questa ci sarà sempre bisogno della polizia. Allora lo faccio io questo mestiere di merda. Un po' fastidio questo rumore, ma non posso farci niente. Mi hanno dato questa stanza e me la devo tenere. Sei un poliziotto, vero? Sì, ma non devi aver paura, voglio solamente delle informazioni. Parlare con i poliziotti mi ha sempre fatto paura. Posso bere, poliziotto? Cerco questa ragazza. Tu guardala. È molto alta, forse troppo. È minorata mentale e per di più ninfomane. È scomparsa, io credo che sia stata inserita nel giro. Guarda la foto. E un tipo come lei non può finire che in case come queste, dove si offrono ragazze particolari per clienti dai gusti particolari. E guardala. Beh, hai avuto fortuna. Infatti mi hanno parlato della ragazza. Chi te ne ha parlato? Un cliente. Un cliente in comune. Quando te ne ha parlato? Un mese fa, non mi ricordo bene. Mi ricordo che ha parlato a lungo della ragazza
e parlando si eccitava. Diceva che era una cannonata. Una cannonata. Chi è questo cliente? Il nome non lo so. Era un uomo come tanti altri. Aveva una grossa voglia sulla guancia. Ti ha detto in quale casa aveva visto la ragazza? No. Non ha detto in quale casa ha visto la ragazza. Ha detto che c'era ritornata, ma non l'aveva più trovata. Era molto dispiaciuto per questo. Quella ragazza gli piaceva molto. E per averla di nuovo era pronto a pagare 500.000. Una bella cifra. Sì, una bella cifra, ma per lui era niente. Gli affari gli andavano bene con la plastica. Plastica, hai detto? Sì, la plastica. Pronto? Pronto, amore? Amore? Chi era? Uno dei tanti. Vuoi bere, poliziotto? No. E non chiamarmi poliziotto. Come lo dici tu, non è nemmeno un insulto. Va bene, poliziotto, come vuoi tu. Come ti chiami? Negra prostituta. Un nome facile da imparare e da ricordare. Divertirsi, arresti pure tutti. Volentieri. Giù le mani, mascheranti, arresti gli altri, questa viene con me. Andiamo, su. Ecco fatto. Per qualche notte puoi sistemarti qui, anche se non è un granché come soluzione. Per me va tutto bene, se avessi un po' di whisky sarei quasi felice. Te lo vado a prendere. Dalle mie parti con quelli si scacciano gli spiriti cattivi. Dalle tue parti si accontentano con poco. Cosa sta cercando quella lì? Una finestra o il tubo del gas? Shh. Non dobbiamo mai lasciarla sola. Se no, cercherà di ammazzarsi con la prima cosa che le capita sotto mano. Lo so, quello che non sapevo è che hai messo su un pensionato per redimere ragazze. Sì, è questo che vuoi, poliziotto, perdi il tuo tempo. È difficile redimermi. Senti, Herrero, da te io voglio solo che mi aiuti a ritrovare Donatella. E tu sei libera di farlo o meno. Questa è casa mia, non una prigione. Ok, ti aiuterò. Telefonerò a tutte le mie amiche, alle mie colleghe che hanno lavorato in questi due mesi a Milano. Vedrei che troveremo qualcuno che ha notizie da darci su Donatella. Speriamo. E soprattutto spero di riuscire a trovare l'uomo o gli uomini che la stanno sfruttando. Chi la protegge, si dice, non chi la sfrutta. Non esiste uno sfruttatore del nostro mondo. Il magnaccia sono delle anime gentili che si occupano di noi. Chi ci amano? Certo. E come si chiama l'anima gentile che si occupa di te? Non ricominciare a fare il poliziotto con me. È inutile. Io ho nessun papa dietro di me. Io sono libera. Oh, mascheranti, ci sono novità? Mi scusi, capo, ma uno di quei fetenti che abbiamo fermato stamattina mi ha sputato in faccia. Però sono contento, perché così si becca 6 mesi in più per oltraggio a un pubblico ufficiale. Mascheranti, non sia mai contento di mandare qualcuno in galera. Se mi dia notizie sull'industriale della plastica con i gusti particolari e la voglia sulla guancia. Ok, capo. Mascheranti, mi faccia un favore. Vada un po' meno al cinema. E si tagli i capelli. No. No. Credo proprio di non aver mai visto questa ragazza. Cerchi di ricordare meglio, ingegner Salvarsanti.
Vede, a noi interessa solamente sapere se ha visto questa ragazza e in quale casa. Se lo sapessi ve lo direi subito. Siamo fra uomini, quindi non credo che ci sia niente di male nel frequentare certe case e certe donne. A noi non interessano i suoi problemi morali, noi vogliamo soltanto sapere se... Caro! Oh, scusate, non sapevo che fossi occupato. Comodi, comodi, mi dispiace disturbare. Mia moglie, il dottor Lamberti, il dottor... Signor Mascaranti, non sono dottore. Sono due agenti della società di assicurazione. Ah, beh, io volevo solo avvisarti che Françoise e Filippo sono già arrivati, non ne hai ancora per molto, vero? Scusatemi, ma abbiamo un giochino e ci manca il quarto. Fra 5 minuti lasceremo libero a suo marito, signora. Ah, benissimo, scusatemi ancora di nuovo. Signora, arrivederla. Purtroppo penso di non potervi essere di molto aiuto, perciò, se permettete, vorrei raggiungere i miei amici. I suoi amici aspetteranno. Questa ragazza la conosce? No, non mi sembra. La conosce, sì o no? Sa, io non sono molto fisionomista. La ragazza invece lo è, si ricorda benissimo di lei. Potrebbe sbagliarsi. Sì, certo, ingegnere, come no. Potrebbe sbagliarsi. Posso usare il suo telefono? Perché? Prego. Grazie. Farò venire la ragazza qui per un confronto. Qui, a casa mia? Sì, certo, qui. Se lei non la conosce, non vedo di che cosa si preoccupa. A pensarci bene, credo che la negra l'ho vista una volta sola. L'altra però... Sono stanco delle sue bugie. Ingegnere, io me ne fotto dei suoi gusti in fatto di sesso. Sono affari suoi, io voglio solamente sapere se ha visto la ragazza molto alta. No, ho detto di no. Vuole che cominci a urlare, ingegnere? Che faccia sapere a sua moglie e ai suoi amici chi è lei, di che cosa ha bisogno per eccitarsi? Di donne diverse per il colore della pelle, per l'altezza o per qualunque altra idiozia frutto del suo cervello malato. Io non sono malato. Ma questa ragazza lo è. Ha il cervello di una bambina di 3 anni e lei se n'è accorto, o quantomeno si è accorto che era strana, ma l'unica cosa che ha saputo dire è che era una cannonata. Una cannonata. Che schifo. L'ho vista una volta sola. Quando? Un mese e mezzo fa, mi sembra. Qual è l'indirizzo della casa? Beh, il risultato. Dai e dai, troviamo l'indirizzo e il piano regolatore ce lo cancella. Beh, ma alla proprietaria dell'appartamento ci si può arrivare. Basta ricostruire la mappa del caseggiato e trovare i nomi di tutti i proprietari. Sì, e poi degli inquilini, dei subinquilini. È una catena, ci vorrebbe almeno un mese prima di venirne a capo. Forse fra un mese sarà troppo tardi. Quelli che sfruttano Donatella lo sanno che siamo alla loro caccia e forse hanno anche paura. E questo è pericoloso. Pronto? Lucia? Il campanello. Come se non bastassero il Rero e il suo telefono a romperci quando le scatole dalla mattina alla sera. Ha deciso di vivere con un uomo, deve anche adattarsi al suo mestiere, cara. Svegliati, poliziotto, al lavoro. C'è un capolone di là che ha bisogno di te. No, Mascaranti. O si è dimenticato che oggi è festa o c'è qualche grossa novità. Comunque, novità o non novità, non si sta mai tranquilli in questa porca casa. Che c'è? Capo, mi scusi, ho provato a telefonare, ma... Non è sospetto che hai trovato sempre occupato. C'è Salvatore che deve raccontare qualcosa. A me non ha detto niente, dice che sono cose fra voi due. Sì. Pronto? C'è Mafalda? Ale, Salvatore, cosa c'è? Stamani sono venuti a offrirmi Donatella. Cosa hai detto? Beh... Sanno che voi gli state alle calcagna e hanno paura. Perciò vogliono liberarsi di lei cercando di farci ancora qualche soldo. Chi sono? Non lo so. Stamani è venuto uno a casa mia. Non lo conosco, non l'ho mai visto. E mi ha fatto l'offerta. Però parlava anche di 2 soci che sono nell'affare. Se non lo conosci, perché è venuto da te? Non cominciare a fare il pirla, Salvatore. Beh, io a Milano posso piazzare una ragazza più presto e meglio di qualunque altro. Lo sanno tutti questo nell'ambiente. Hai accettato di comprare Donatella? Sì, ho detto che mi stava bene. Gli ho offerto 500.000 e quello ha accettato. Voi, ma i soldi me li anticipate voi. Io non ho una lira, eh? Dove dovete incontrarvi?
L'hai visto questa mattina. Te lo ricorderai, no, il tuo amico? Non era un mio amico. Disegna. Tu sei l'unico che l'ha visto. Dai che ti aiuto io, su. Ho paura. Ma perché quello lì non è venuto a San Siro oggi? Forse ha capito che l'ho tradito. Ho paura, dottore. Da stasera tu ti attacchi al sedere di Salvatore e non lo mollerai per un attimo. Sarà la tua ombra, vigile, vivrà, mangerà, dormirà con te, come una mogliettina fedele. Pensi che allegria. Disegna. Cominciamo con gli occhi. Possono essere di tre forme, a cerchio, ovali o ad ellisse. Gli occhi da cinese. Disegna. Come sono gli occhi dei cinesi? Tutti uguali. Le sopracciglia adesso. Possono essere rade oppure folte. Staccate da un occhio all'altro oppure unite? Ce l'ha sottili e separate. Adesso il naso, mi interessa solo un particolare, la larghezza fra una narice e l'altra. Fai i due punti sotto gli occhi, vicini se il naso è stretto e lontani se il naso è largo. Largo? Abbiamo Raffaello oggi in questura. Ah. Continua, adesso la bocca, tipo ridente semicerchio all'insù, tipo triste semicerchio all'ingiù, tipo duro, cattivo, una riga dritta, vai. L'amico è un duro. Gli orecchi, adesso. Un semicerchio se sono sporgenti, una riga verticale se sono attaccate. Dai. Normali. Abbiamo finito. Portare agli artisti e dire di fare un ritratto vero. Capo, manca la forma del viso. Ostia, me ne dimentico sempre. Dai, forza. Allora, ci sono tre tipi di facce. Quella che sta dentro un cerchio, o dentro un quadrato, oppure dentro un triangolo. Disegna. Beh, triangolo. Aveva una faccia cattiva, anche se era magro e piuttosto basso.
Non è mica una bella faccia il tuo amico. Ha la faccia del magnaccia. E anche quando sono belli come Salvatore fanno sempre schifo. Desiderano? Il signor Berzaghi? Il signor Berzaghi, ma il signor Berzaghi abita alla porta di fianco, interno 14. Ah, mi scusi, grazie. Buongiorno, dottore, novità? Buongiorno, Berzaghi. Buongiorno. Prego, s'accomodino. Mi dispiace disturbarla a quest'ora. Ma che disturbo, cosa dice? Anzi, se vogliono favorire... È triste mangiare da soli quando uno non c'è abituato. Avete saputo qualcosa? Qualcosa di brutto? Si sieda, signor Berzaghi. Si sieda, per favore. È morta. Se non fosse morta, non sareste venuti voi qui. Mi avreste mandato a chiamare. È morta. Sì, è morta. Quando? La morte risale a ieri sera. Sdraiamolo sul letto. No, no, non qui. Se quando si sveglia si trova fra tutte le bambole di sua figlia, ci resta davvero. Attento, faccia piano. Mi cerchi della grappa. Niente grappa in casa. Capita, sa?
Aspetti. Io l'ho vista sua figlia. Lasci stare. Voglio vederla. La legge non la costringe a riconoscerla in quelle condizioni. E a me basta solo la sua dichiarazione. È mia figlia. Voglio vederla. C'è tu che fai, che vai, che sai, che puoi. Oh. E lei, Donatella Berzaghi. Mia figlia. Si è fatto giorno. Vada a dormire adesso. Aspetti il camion della spazzatura e poi vado. Se non riesci a pigliare sonno, prenda due di queste. Senza Berzaghi, lei deve vivere, ci può essere utile. Lei crede che io voglia ammazzarmi, non è vero? No. Io voglio vivere finché l'avete trovato, l'assassino di mia figlia. E se lo ritroverete fra 1000 anni, io vivrò ancora 1000 anni. D'accordo. Ci sentiamo più tardi, eh? Thank you.
piace tirar su anche questi. Roba è, giocato. Ma perché li butta via? Sono quasi nuovi. Mi dispiace tirare su anche questi. Sì che mi dispiace, con quello che costano i giocattoli. C'ho tre figli io. Se li tiro su, ma li tiro su in cabina, eh. E tanto per lui è lo stesso, vero? Mi dà una mano, un piacere. Quello. Quello dove l'ha preso? Beh, l'ho trovato in una pattumiera. Era un peccato buttarlo via, eh. L'ho trovato da queste parti? Sì, mi pare di sì. Per favore, è importante. Allora, aspetti. Dunque, questa è la casa del primo giro. Sì, le roba di questa casa. Quando l'ha trovato? Ehi, ma quante cose vuol sapere? Sarà mica un questurino, eh? Guardi, non più di un mese fa, di sicuro. È da un mese che si fa questo giro. Prima eravamo in centro, poi ci hanno sbattuto in Serie B. Me lo dà, per favore. Ma veramente mi ci ero affezionato, c'ha il sorriso stupido, sa? Mi ricorda tanto mia suocera. Me lo dà, per favore, in cambio dei giocattoli. Ma scusi, lei i giocattoli non voleva buttarli via? Per favore. E se ci tiene tanto, tenga. Grazie. Arrivederci. You wrap too much, Salvatore. Alla schiena. Povero. Lui e Donatella nel giro di 24 ore. E dai, non è stata Herrero a ucciderli. Perché no? Io dico che è stata anche lei. Se non ci fossero ragazze come lei, non ci sarebbero neanche i magnacci. È troppo facile parlare così, poliziotto. Certo che è facile, però è anche troppo facile fare le vittime. Perché nessuno di voi vuol mai parlare quando chiediamo il nome dei vostri maledetti sfruttatori? E a che serverebbe? Li mettete in prigione per un anno, per due. Ma che cosa cambia? Io continuo a fare la stessa vita, solo con un papa diverso. D'accordo. E allora, continuate a stare zitte. Continuate a farvi sfruttare. Ma che cosa difendete facendo così? Il vostro onore? I banditi e la mafia uccidono e la gente non parla. Perché? Perché parlare per loro vuol dire perdere l'onore. L'onore. Sono in arresto, poliziotto. Colpevole di silenzio. Vattene. Va via, togliti dai piedi. Ma sì, sei libera. Libera di andare a farti ammazzare. Ce l'hai un protettore, no? Visto che non hai il coraggio di suicidarti, può risolvere lui il tuo problema. Sei una carogna, poliziotto. Forse perché sei un uomo buono, riesci a comportarti da carogna anche tu. Stai meglio adesso, poliziotto? Con quella pistola non risolvi niente. Sono un poliziotto, no? Me lo state ricordando tutti. Perciò posso portarla. Stai diventando vecchio e hai paura di non fare in tempo a ripulire il mondo. Fai presto, amore! Prima che sia troppo tardi per te. Sì.
devo farlo da solo. Devo vederlo io per primo in faccia l'assassino. Uno di qui, uno di questa casa, uno che ho visto tutti questi mesi e mi ha domandato ogni volta che mi incontrava: come va, signor Amanzio? L'hanno trovata? Sì che l'hanno trovata. Morta come una bestia. E la gente che lo doveva proteggere? Che cavolo faceva mentre lo stavano ammazzando? È che Salvatore gli ha dato una botta in testa stamane a casa sua. E poi ha cercato di squagliarsela e così. È bravo Salvatore. E così ti hanno fregato in pieno, eh? Quello che fa ridere è che è morto quando stava facendo l'unica cosa onesta della sua vita. Questa è per lei, l'ha lasciata Salvatore sul tavolo di casa sua. Non mi piace la gente che sfrutta i malati e nemmeno quella che brucia le donne. Io me ne vado, ma le lascio in mio ricordo la lista di quasi tutte le case di Milano. La passi alla buon costume e faccia cominciare immediatamente le retate. Buongiorno, signor Amanzio. Doppio, Michele. Non so che cosa dirle. Lo so che ti dispiace, Michele, lo so. Grazie. Signora Concetta. Sì? Signor Amanzio, condoglianze. Mi stavo facendo il caffè. Mi scusi, ma sto andando in ufficio e quanto le devo? Ah, non c'era mica fretta. Sono 6.000 lire, se non mi sbaglio. Poteva anche aspettare. Perché? Lo sa che io pago i conti alla fine del mese. Mi scusi un momento, signora Amanzio. Un attimo solo. Buongiorno. Buongiorno, signora, arrivederla. Ecco qua, signora Amanzio. È rimasta della roba di Donatella. Se ha pazienza, le faccio un pacco subito. Signora Amanzio. Mai visto. Neppure lei. Che professione fai? Ma scusate, ma avete trovato in un asilo, forse? Ma avete trovato in una casa? E poi è un casino e mi domandate che professione faccio. La puttana faccio. Volevo sapere se avevi un altro mestiere. E il tempo chi me lo dà? Che anno fai? Secondo, lingue moderne. E in quella casa che ci facevi? Eri a lezione? Era la prima volta che ci andavo. Balle, è un anno e mezzo che frequenti quella casa. Le tenutarie sono persone ordinate. I registri segnano tutto. I tuoi genitori? Senta, lo so quanto guadagna mio padre, 250.000 al mese. Ci crede, no? Ma se viene a casa mia non ci crederebbe più. È una casa molto bella, piena di tutto. Abbiamo due auto e le pellicce di mia madre mi sono stancata di contarle da bambina. E tutto questo viene da una rendita che ha mia madre. L'eredità di una vecchia zia. E invece la vecchia zia non esiste. No, no, invece esiste e ne ho scoperto il nome. Casino. Mia madre faceva la squillo e mio padre non se n'è mai accorto. Scusi, se lo faceva lei, perché non dovrei farlo anch'io? E suo marito non sa niente? No. Ora dovremmo dirglielo. Sì, lo so. L'ha indotta lui a prostituirsi? Mio marito. Lui forse non sa neanche che esistano queste cose. E allora perché? In fondo è colpa sua. Tutti si danno da fare per sfondare, per far soldi. Lui no, invece. Lui si accontenta di poco. Gli basta poco per vivere. Io non mi accontento. Io voglio avere tutto e subito, finché sono giovane. Tanto come li faccio i soldi a chi interessa. I soldi non hanno faccia. Non si vede mica come sono stati guadagnati. Io non mi servo di questa gente. Sono una signora. Che ci dica, signora, come fa a procurarsi la merce? Oh, oggi quello non è un problema. Sono le ragazze che ti vengono a cercare. Hanno sempre voglia di soldi e in fretta. E lei da buona samaritana le aiuta, vero? Il mio è un mestiere come un altro. C'è chi vende detersivi, io donne.
Peccato che non può servirsi di carosello. L'ho trovato sulle scale, è suo. Veramente io sono un po' vecchio per i giocattoli. Però è bello, eh? Anche se tira la faccia stupida. Non sa di chi può essere. E chi li conosce, quelli del palazzo? Sono solo 2 mesi che abito qua. 2 mesi solo, credevo di più. Ah, ma io me ne torno al paese mio. Mi sono scucciato e staccato. La gente qui non parla. Al paese mio morirò di fame, ma almeno morirò parlando. Già, ognuno ha i suoi guai. Buongiorno, mi scusi. Questi sono problemi miei. Quello che deve fare lei è di lasciare subito mia figlia libera. Può portarsela via anche adesso. Aspetti un momento. Per me sua figlia può fare quello che vuole, ma per lei... dovrebbe essere grave sapere che va a letto con uomini più vecchi di suo padre. Non ho bisogno di lezioni, so io no! Quello... Lei non sa niente perché se ne frega non di sua permetto figlia. Permetto questo allora, scusi, sa. Il commissario parla così perché non sa chi è lei. Avanti, gli dica tutto quello che ha detto a me. Lei non sa chi sono io. Io la faccio rovinare. Telefoni l'amico suo pezzo grosso e mi faccia rovinare! Lasci stare, Mascaranti. Tanto lo sa che è colpa sua se la figlia si è messa a fare la... la squillo. Vero che lo sa? Vero? No. Quanti appartamenti ha? Uno. Quello dove abito con mia figlia. Più altri 3. Non è vero. A noi invece risulta di sì, fumare. Ma è roba mia. È una piccola eredità. Lei ha solo 80.000 lire di pensione, ma da 3 anni in qua fa una vita piuttosto confortevole. Cioè, da quando sua figlia si è messa... Io non sapevo niente. Sua figlia dice di sì. Vuole che le mandi a chiamare? No, no. Oddio, che vergogna. Che vergogna. Dio, che vergogna. Mi dispiace. Ma come ho fatto a non capirlo? A non accorgermene? Già, queste cose sembra sempre che non debbano accadere e... Ma dovevo capirlo. Se l'avessi amata veramente, l'avrei capito. E forse lei non avrebbe neppure fatto questo. Potete ricominciare. Questo succede nei fumetti. Io non sono capace di ricominciare tutto dall'inizio. Forse sono troppo vigliacco. Di un po', con quante pillole pensi di ucciderti? Questa è una morte piacevole. Lenta ma piacevole. Ah, sì. Stai morendo e ti sembra di stare bene. Su di giri, sempre più su, fino a quando un giorno scoppi. Stupida! Boom. Bello scoppio e tutti quei lerciumi che si chiama Erero scompare. Tu non sei un lerciume più di quanto non lo sia io o chiunque altro. Tu mi sei simpatica, come il tuo amico poliziotto. Ma ora contate troppe balle o siete illusi. Ma perché non la finisci con questa vita? Perché è la mia. E non saprei cosa fare diversamente. È il mio mestiere ormai. Sai quando ho cominciato? Ma sì, lo so. Da 14 ma anni. Ma la storia l'immagino. Ma questo non ti impedisce di smettere, di piantarla. Che cosa faccio? Mi redimo e vado in convento? Oppure mi cerco un lavoro? E che cosa porto come referenze? Le firme dei miei clienti? Si attesta che la signorina è molto brava a letto. Sono tutti balli e io sono stanca di illudermi. Abbiamo tutti bisogno di illusioni. E anche tu continui a sperare e illuderti. Ci vivi da sola in questa casa adesso. Il tuo uomo ti ha piantato e tu speri che ritorni. E ritornerà, vedrai. Adesso lui sta cercando di allargare il giro. Per questo è con un'altra. Sta cercando di fregare anche lei. Ma come? Tu sei tutto questo e non hai la forza di piantarlo. È il mio uomo. Stupida! Tu e tuo poliziotto
vi interessate di me solo perché vi servo. Ma sì, prima può darsi, ma adesso io sono qui con te. Anche se tu ormai hai già fatto per noi tutto quello che potevi fare. Vero? No. Herrero, come tu non hai detto tutto quello che sapevi su Donatella. C'è qualcosa in più che noi non sappiamo. Oh sì. Anche un'altra persona mi ha parlato di lei. E quando c'è un po' di tempo libero, venga a trovarmi. Sono sempre disponibile per un bicchiere di vino o per una scopetta. Grazie, mi scusi. Di niente, niente. Dai, coraggio. Allora, perché non hai detto niente? Non lo capisci da solo, preziotto. No. Chi è che ha visto Donatella? Il mio uomo. Il mio papa, come li chiami tu. Era lui che la sfruttava? Ecco perché non ti ho detto niente. Tu vedi subito colpevole dappertutto. Non era lui che la sfruttava. L'ha solo visto una volta e me ne ha parlato. E ora io ne parlo a te. Lo sto tradendo per te. Se vuoi io gli do una lezione. Oppure non gli faccio niente, dipende solo da te. No. Non fargli niente, poliziotto. Altrimenti potrebbe sembrare che mi sto vendicando per amore. Aprite! Polizia, aprite! Ho detto di aprire, su! Vengo, un momento! Dai! Aprite questa porta! Eccomi! Un po' sorda, eh? E bravo, il bambino ha preso il volo. Io non ho bambini, non sono mica sposata. Questo non puoi mica partire. Aio! Io sono innocente. Io non so chi gli ha raccontato queste balle. Non so niente di quella ragazza. Mario, è inutile che provi a fare il duro. Tanto non ci crede nessuno, nemmeno lei. Di duri se ne trovano a centinaia, uno in più, uno in meno. Non ci saranno grane per te, Mario. Dici soltanto dove hai visto quella ragazza. Io non l'ho mai vista. Perdete il tempo con me. Io non sono uno di quelli che parla così per paura. Capo? Sì? Le restituisco la tessera. Mi dimetto dalla polizia. E diamo inizio a una democratica discussione senza rischio di offesa a un pubblico ufficiale. Adesso, bambino, siamo pari. Non sono più un poliziotto. Puoi anche picchiarmi. Alzati! Sei terribile, vero? E alzati! Sei terribile con le donne! Vieni qua e stai fermo. Batti! Su, battiti, reagisci. Avanti, sei un duro, vieni qua. Mascaranti, io non ho ancora accettato le sue dimissioni. Anzi, adesso ripensandoci le respingo, quindi la pianti. Ok, capo. Rientro in forza e aspetto pazientemente che questo gentiluomo parli. Adesso parlerà, vero? Ma cosa volete da me? Piantala di fare il duro. Sì, duro come l'acciaio. Quando l'hai vista? 15 giorni fa. Coraggio, continua. Urlava. Urlava così tanto che quella sera ci ha messo in agitazione tutti. Papà! 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 Questo qui? È questo? Sì, è proprio lui. Come si chiama? Non lo so.
Non l'avevo mai visto prima. Non sai niente di lui? La padrona li cacciò di casa quella sera, lui e la ragazza. E allora? Allora disse che se ne sarebbe andato a Lodi, in un alberghetto che c'aveva lui. Cioè, non proprio lui, ma era lo stesso come se fosse suo. Buongiorno, signor Manzio. Ciao, Carletta. Come sta tuo figlio? Oh, è in Belgio adesso. Ha trovato un lavoro migliore. Che belle arance. Ne vuole una? Ecco. Che hai? Ti senti? No, mi è scivolato la borsa. In un piccolo albergo a Saremo. Ci va seduto l'inverno. Beato lui. E così Carletta rimane sola nell'appartamento. Il padrone va al mare. E lei fa la padrona qui a Milano. 4 mesi di libertà. Sara Manzi, come mai c'è a piedi pure oggi che è sabato? Non deve mica andare a lavorare. Al sabato sono libero. Il sabato non si lavora. E io invece lavoro pure il sabato. Forse perché non sono milanese. Finalmente siete arrivati. Vi aspettavo da tanto tempo. Cioè? Mio cugino. È mio cugino. Anche se tra noi i rapporti sono di prepotenza. E il prepotente è lui. E lui come si chiama? Come me. Si chiama come me. Franco Baronia. Franco Baronia? La Concetta Giazzone e Michele Sarosi. Michele. Concetta. Ma quelli erano amici miei. Ma perché avete rapito mia figlia? Non perché? Non sono stato io a pensarci. È stata l'idea di Concetta e di Michela. Dicevano che a dargli questa idea è stato proprio lei. Io? Sì, lei parlava sempre di Donatella. Di quanto doveva stare attento per il suo vizio di andare con gli uomini. Ma quelli erano amici miei. E uno con gli amici ci parla. Anche con te ho parlato. Io non ho fatto niente. Non sapevo che l'avrebbero uccisa. Perché le hai aiutati allora? Io sono sempre sola. Signora Manzio. E allora? Michele è giovane e bello, non mi aveva mai guardato. E un giorno ha cominciato a farmi la corte. Ero tanto felice. E allora ci sono caduta in pieno. Ma tu, che cosa dovevi fare? Donatella potevano rapirla solo di mattina quando lei era a lavorare. Ma non sapevano come farla uscire dal palazzo in pieno giorno. E per questo hanno pensato a me che le abito di fianco. Michela ha avuto l'incarico di convincermi e ci è riuscito. Donatella è rimasta tutto il giorno qui, in questa casa. Sì. E io che correvo dappertutto.
La cercavo dappertutto, dalla polizia. Mi dannavo l'anima. E Donatella era qui, di fianco a me. Con voi che le facevate? Io non ho fatto niente. Quando l'hanno portata via? La notte stessa, alle 2. A quell'ora non c'è nessuno per le scale. È facile uscire senza essere visti. Concetta Giarzone, Michele Sarrosi, Donatella Bersaghi, oltre a mio cugino, Franco Baronia. Ero costretto a dargli le camere, ma loro dovevano darmi i documenti. Qui dentro le regole vanno rispettate. Certo. Telefono in centrale per far cercare gli indirizzi. Vabbè. E quella fu l'ultima sera che li vide? Sì. Sì, da allora non è più venuto. Di ragazze ne portava tante mio cugino. Ormai avevo capito che mestiere faceva. Veniva con amici, con donne. Mangiavano, bevevano e dormivano. Tutto gratis. E lei zitto! E ingoiava tutto, ma perché? Per paura. Franco mi aveva minacciato che se lo denunciavo, lui mi bruciava l'albergo. E io non glielo potevo permettere. L'albergo è l'unica cosa che ho. E io lo sapevo di sicuro che me l'avrebbe bruciato se lo denunciavo. Quella sera che cosa è successo? Ecco. Papà! Ma che diavolo? Papà! Andate via. Via di qui. Zitta. Ma non dire fesserie. Sta buono. Se non ve ne andate subito, tra 5 minuti chiamo la polizia. Ah sì? Provaci. Provaci a chiamarla. Vuoi vedere che bella fiammata ci faccio al tuo albergo? Vuoi vederlo bruciare? Papà! Quando quel giorno ho saputo che avevano ucciso la ragazza, ho capito subito chi erano. E perché allora non ha chiamato la polizia? Perché sono disonesto come mio cugino. B, come Bari. Non rubo, non uccido, ma cerco di tenermi a galla. E quando succede qualche cosa di pericoloso, io non vedo, non sento niente, non denuncio. Mi chiudo in casa e sto zitto. Sono un disonesto anch'io, come lui. No, mi dispiace per lei, ma devo farlo, lo capisce? Grazie. Baronia, il cugino, a Milano non risulta. No. Andiamo. Che cosa vuole? Perché l'avete uccisa? Ma cosa dice? Perché l'avete uccisa? Perché l'avete uccisa? Pronto, venite. Sì, qui, sa tutto! Presto! Pronto! Franco, dai, muoves!
Perché l'avete uccisa? Dimmi perché l'avete uccisa. Perché l'avete uccisa? Dimmelo. Dava fastidio. La mia bambina dava fastidio. Faceva altro che urlare. Dava fastidio. Era una pazza. La polizia ci stava dietro. La tua Donatella era diventata un peso inutile. Era pericolosa. Per questo l'abbiamo uccisa. La mia bambina dava fastidio. Maledetto! Potevate ridarmela se mi dava fastidio. Potevate ridarmela e io la riprendevo. Anche se l'avevate tenuta nei casini, io la riprendevo. Potevate ridarmela se mi dava fastidio. Potevate ridarmela. Allora, fuori questi indirizzi, vi ascolto. Concetta Giarzone, via Tissari 8. Michele Sarrosi, via Tissari 15. Ma via Tissari non è la strada dove... Sì, ci abita Bersaghi, infatti. Continuate a cercare baronia, macelleri mascherati. Togliti Michele! Pronto, centrale. 3 autobulate. Via Tissari 8, urgente. La mia bambina dà fastidio. Dava fastidio. È compito mio arrestare gli assassini. Sono pagato per questo. Volevo vederli in faccia. Io per prima. Oggi è sabato. Il mio giorno di libertà. Avevo tempo per cercarli. Se avessi lavorato,
li avrebbe trovati lei. Dottor Lamberti. Ma oggi è sabato. 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 Thank you.